Ma buondì a tutti, amici di Doppio Frizione. Siamo qui con il primo video presentazione al Raygun Storico 2018. E la prima prova che andremo a vedere sarà la PS1-4, che si chiama Balticati. La prima prova sarà alle 16 e un quarto più o meno. Sì, alle 16 e un quarto di sabato. E la quarta sarà alle 8, sempre di sabato. Quindi, se avete degli impegni durante la domenica, potete venire a vedere il sabato. E niente, io sono qui alla linea di partenza e direi che possiamo iniziare a girare per questa prova magnifica. Quindi. Partiti, siete storti, no? Ok, più o meno la prova inizia da qua, più o meno, eh. Ok, si inizia con un paio di tornanti. La strada non è chiusa al traffico, quindi non tirerò così tanto, cioè nei limiti. Però comunque vi farò vedere un po' tutti i punti più belli per andare a vedere questa fantastica prova, la Balticati. Non riesco mai a pronunciarla, è incredibile. Vabbè, comunque io sarò in questa prova sabato e probabilmente per la prova notturna mi sposterò. Sono belli da vedere perché se passi
passa un Porsche comunque lo senti prima e quindi hai tutto il tempo per prepararti a salire le colline per non farti prendere sotto ovviamente. Ok, qui si passa in mezzo a un paesino. Come potete vedere anche qua ci sono tante vie di fuga, soltanto che siete in mezzo alla prova e quindi non potreste, non potete uscire nemmeno che ci sono le prove. Adesso non so se faranno uscire qualcuno dalle 16 fino alle 21 che bloccano le strade, però... Oh. Maronne! Bene, quasi... di sotto la macchina perché quel pirro era in mezzo alla strada. Va bene, comunque continuiamo. Qui c'è un altro tornante, però qui, oddio, lì potresti starci, certo, magari è proprietà privata, però ok, come potete vedere ci sono un bel po' di curve qui e anche molto strette, molto tecniche, con anche dei bei rettilinei. Se sentite il navigatore è perché non mi ricordo bene la strada, anche se ce n'è solo uno. Bella questa! Qui ci stava un leva, qui ci stava. Bello. Ok.
potete mettere le macchine lì sopra. Come potete vedere, non so se riuscite ad uscire, però potete mettere le macchine lì se non avete niente da fare per tutta la sera. O almeno se dovete uscire verso le 11 dopo. Maps mi dà ancora dei tornanti abbastanza stretti anche. Che non sarebbe malissimo, eh. Devi togliere un po' di ortiche, però. Opa! Tornanti in salita. Quindi devono fare attenzione a non arrivare tutti campati. Sì, io so, ho tagliato un po'. Venire a vedere, è un po' sprecata come cosa.
padre quando era giovane. Ecco perché è così famosa, perché è stretta, va verso il basso e c'è posto. Quindi se ci arrivate tipo qui, verso le 3, roba del genere, non c'è nessuno, e potete prendervi i posti davanti. Tra 500 metri siamo arrivati. Come potete vedere è ancora bella tosta e c'è il rettilineo finale qua. Questa prova, vi dico anche perché sto registrando tutto di seguito. Adesso io mi fermo un attimo per lasciare raffreddare un attimo la macchina. Ma dove? Va bene, mentre vi parlo, questa prova è molto tecnica, come avete potuto vedere, e adesso vorrei spegnere la macchina da qualche parte, visto che l'ho tirata anche un po'. Raga, c'è un piazzale. Però è tecnica, però è anche una delle più belle in circolazione. Cioè, nel senso, è una delle più belle nel birrese, eh? Eccetera eccetera. Ok, mi sono messo un attimo all'ombra, la spengo. Oh, perfetto. Niente, io vi rimando al prossimo video, che sarà probabilmente domani, perché farò un video più o meno, cioè posterò un video più o meno ogni giorno per 5 giorni, visto che sono 5 prove. E niente, io vi saluto e vi rimando al prossimo video.